Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan brioche dell'amicizia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, lievito di birra fresco, latte, olio evo, zucchero, sale e uovo. Per farcire, speck, scamorza, pomodori secchi e funghetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Il lievito di birra e lo zucchero ed azionare il bimby per 2 minuti 37 gradi velocità 3. Aggiungere la farina, l'olio, l'uovo ed il sale ed impastare in modalità spiga per 4 minuti. L'impasto è pronto, trasferire su un piano di lavoro. Spolverizzare con un po' di farina. Estendere con il mattarello. Mettere lo speck. La scamorza, i pomodori secchi e i funghetti. Ed arrotolare dal lato corto. Chiudere bene i laterali. E posizionare in uno stampo da plum cake rivestito con carta da forno. Lasciare lievitare per un'ora in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo, spennellare la superficie col tuorlo d'uovo. Spolverizzare con i semi di sesamo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti. Il pan brioche è cotto, lasciare intiepidire prima di servire. Pan brioche dell'amicizia. Grazie e alla prossima ricetta.